Generazione Futuro è un format voluto da Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, che è già partito 3 anni fa, quest'anno siamo alla 3ª edizione, un format tutto dedicato ai giovani e per i giovani e che ha un filo conduttore che è quello del digitale. Sono coinvolti importanti youtuber, influencer, sono persone molto seguite dalle giovani generazioni e quindi la fondazione che ha molto a cuore conoscere i desideri e le aspirazioni dei nostri giovani, dei nostri ragazzi e delle nostre ragazze, anche per quest'anno organizza questa serie di incontri. Sono 3 serate qui a Palazzo Bracci Pagani e ci auspichiamo di ricevere tanto calore dai nostri giovani che sicuramente parteciperanno a questa iniziativa, perché ci sono qui a Fano i loro idoli. Quest'anno le tematiche importanti saranno il digital, lo sviluppo delle nuove tecnologie, intelligenza artificiale e tutta la parte di storytelling invece. Abbiamo ad aprire il festival Adrian Fartade, è youtuber, divulgatore scientifico, ha un canale YouTube seguito da quasi 500.000 persone, è una persona estremamente positiva, coinvolgente, racconta astronomia, astrofisica in maniera così coinvolgente anche a persone che non sono affine alle tematiche scientifiche, quindi sicuramente una persona di spessore di valore che sa intrattenere i giovani e tutto il pubblico. Secondo giorno abbiamo Daniele Davì, TikToker, ci racconta quello che è dietro le quinte di come un TikToker vive la propria quotidianità, il proprio lavoro. Andiamo a sdoganare quello che un po' si pensa dei giovani che non fanno i classici lavori e capiamo il dietro le quinte, cosa fa un TikToker, qual è la sua metodologia di lavoro, come si approccia a questa nuova tecnologia e sicuramente sarà estremamente interessante. E chiudiamo col botto: il 23 giugno ci sarà Pablo Trincia, autore televisivo, podcaster bravissimo, che ci aiuterà a comprendere come narrare storie, ottime storie, come coinvolgere anche il pubblico grazie all'utilizzo di podcast, ma in generale l'arte di saper raccontare grazie alla sua esperienza con le Iene, con Report e altri programmi televisivi. Insomma, un'offerta ricchissima e speriamo di riempire la corte del Nespolo con tantissimi giovani come nelle scorse edizioni.